Tra il 1981 ed il 1983 i tecnici dell'allora Servizio Materiale e Trazione di Firenze elaborarono il progetto di una locomotiva per treni veloci, con l'idea di progettarla con 4 assi motori in grado di fare servizio viaggiatori a 200 km all'ora e treni merci a 100 km all'ora. Una volta decise le caratteristiche di massima della locomotiva, bisognava scegliere il tipo di azionamento. Scartato, per ovvi motivi, l'azionamento a corrente continua di tipo reostatico, rimanevano in gara l'azionamento a chopper e una new entry. Il Federer dei motori, un azionamento definito a convertitori elettronici, con dei motori che funzionavano a corrente alternata, in modo asincrono trifase. Un motore che non era mai stato utilizzato sul trasporto per rotaia, ma che era destinato a cambiare il mondo della trazione. Chi lascia la strada vecchia per quella nuova sa quello che perde, ma non sa quello che trova. Citava un famoso proverbio o una frase da Bacio Perugina. Ma i vantaggi offerti dai motori di trazione asincroni trifase nei confronti di quelli a corrente continua fecero ricadere la scelta dei progettisti su quest'ultima tipologia di azionamento. Ricordate? Minori costi di manutenzione, ma anche un peso decisamente inferiore a parità di potenza e maggiore affidabilità. Video in descrizione. Entriamo quindi dentro a questo motore e vediamo di che cosa si tratta. I primi motori di questo tipo furono inventati nel 1885 dall'italiano Galileo Ferraris. È il motore più semplice, economico, robusto ed affidabile che la tecnica conosca. Ha un elevato rendimento, non richiede praticamente manutenzione e non ha peculiarità o difficoltà da gestire in fase di avviamento ed anche per questo ha spodestato gli altri motori in campo di forza motrice. Perché asincrono? Perché la velocità angolare del rotore è inferiore alla velocità di rotazione del campo magnetico generato dagli avvolgimenti dello statore. D'accordo, facciamo un passo indietro. Come fa la corrente alternata ad arrivare ai motori, calcolando che nella maggior parte della rete ferroviaria nazionale la linea aerea è a corrente continua? La locomotiva, attraverso il pantografo, prende la corrente continua, ma i motori funzionano a corrente alternata. Inverter. È un apparato elettronico che permette, data una tensione continua in ingresso, di trasformarla in tensione alternata con la possibilità di variarla in ampiezza ed in frequenza. In poche parole, l'inverter è un'apparecchiatura che consente di trasformare una tensione continua in alternata con valori di frequenza e tensione variabili. E serve per regolare il numero dei giri dei motori asincroni trifase. Nasce tardi, sì, come abbiamo detto all'inizio, il primo motore asincrono trifase è stato costruito nel 1885, è migliore degli altri motori, ma l'inverter ha visto la luce solo dopo lo sviluppo dell'elettronica di potenza. Elettronica di potenza che ha consentito la produzione di tiristori di ultima generazione, che sono in grado di gestire potenze molto molto elevate, e da qui è stato possibile costruire locomotive con motori asincroni trifasi azionati ad inverter. Tutto chiaro fin qui? Bene, andiamo avanti. Il motore asincrono trifase, abbiamo detto, e se non l'abbiamo detto, lo diciamo adesso, che viene chiamato anche motore ad induzione. Abbiamo detto che è un motore elettrico in corrente alternata, la cui velocità angolare del rotore è inferiore alla velocità di rotazione del campo magnetico generato dagli avvolgimenti dello statore. Ma proviamo a vedere nel dettaglio il meccanismo di funzionamento interno di questi motori. Il motore a induzione, o asincrono trifase, è costituito da 2 parti principali, di cui già abbiamo fatto menzione, lo statore ed il rotore. Quando mia moglie sentirà fatto menzione, saranno dolori. Lo statore è fondamentalmente un avvolgimento a 3 bobine, alimentato in corrente alternata trifase. Ogni avvolgimento passa attraverso le fessure dello statore, che sono realizzate impilando sottili lamine di acciaio ad alta permeabilità magnetica all'interno di una struttura in acciaio o in ghisa. Lo scorrimento della corrente trifase attraverso questi avvolgimenti causa la formazione di quello che Galileo Ferraris aveva già scoperto nel lontano 1885, ovvero
un campo magnetico rotante che causa la rotazione del rotore. Il rotore è situato all'interno dello statore ed è costituito anch'esso da un pacco di lamierini con un foro interno che serve per l'albero di rotazione. Statore e rotore non sono ovviamente a contatto diretto, tra di essi è presente uno spazio per consentire la libera rotazione del rotore perché se si toccassero, non potrebbe girare. All'interno delle bobine dello statore si genera quindi un campo magnetico rotante. Il campo è paragonabile a quello generato da un magnete permanente in rotazione, Faraday. Ricordate? Nel rotore, che è quello che gira, si generano quindi delle correnti indotte che si oppongono al campo rotante, ruotando di fatto insieme ad esso, riducendo quindi la velocità relativa tra i due. La velocità relativa è la velocità di un oggetto rispetto ad un altro oggetto. Eppur si muove! Per la seconda volta. Bravo Galilei! Ora, per capire come viene generato il campo magnetico rotante e soprattutto le sue proprietà, proviamo a prendere come esempio una versione semplificata di un avvolgimento statorico. Questo avvolgimento è costituito da tre bobine disposte a 120 gradi l'una dall'altra. Un cavo lungo il quale scorre della corrente elettrica, abbiamo visto nei precedenti video, genera che cosa? Un campo magnetico intorno ad esso. Quando una potenza trifase viene applicata a questa speciale disposizione di bobine a 120 gradi, il campo magnetico verrà generato in un preciso istante e seguendo le variazioni della corrente alternata, il campo magnetico assumerà diversi orientamenti e modulo, che è come se rappresentassero la sequenza di rotazione di un campo magnetico. Ok, abbiamo il nostro campo magnetico rotante. E adesso? Adesso supponiamo di mettere un conduttore chiuso all'interno del campo magnetico rotante. Secondo la legge di Faraday, il campo magnetico rotante indurrà una corrente nel rotore, nell'indotto. E secondo la forza di Lorentz, dove un conduttore percorso dalla corrente elettrica e immerso in un campo magnetico subisce una forza perpendicolare al movimento delle cariche facendolo ruotare, all'interno del nostro motore, il rotore adesso inizierà a ruotare. Il rotore nel motore a induzione è formato a gabbia di scoiattolo. La corrente alternata trifase che passa attraverso lo statore produce un campo magnetico rotante. La corrente verrà indotta nelle barre della gabbia di scoiattolo che, essendo sciuntati dagli anelli di estremità, permetteranno la rotazione del rotore. Ecco il motivo per cui questo motore viene chiamato ad induzione. L'elettricità è indotta sul rotore grazie all'induzione elettromagnetica e non dalla connessione elettrica diretta. Ma come viene favorita l'induzione? Scendiamo ancora più a fondo. Per favorire l'induzione elettromagnetica all'interno del rotore sono inseriti degli strati di lamine di materiale ferromagnetico che non solo favoriscono l'induzione magnetica, ma limitano al minimo le correnti parassite. Altra cosa molto molto importante, il motore a induzione è autoavviante, ovvero sviluppa la coppia motrice in modo del tutto spontaneo ed automatico ed è completamente autonomo. Ma il suo maggior vantaggio è che la sua velocità può essere regolata facilmente, controllando la frequenza della potenza di alimentazione. Ultimo sforzo, abbiamo finito. Abbiamo detto che il campo magnetico rotante è generato dalla tensione trifase in ingresso. Ciò che non abbiamo detto è che la velocità del campo magnetico rotante è proporzionale alla frequenza dell'alimentazione elettrica. Il rotore, con le sue rotazioni, cercherà sempre di allinearsi alla rotazione del campo magnetico e quindi possiamo dire che anche la velocità del rotore è proporzionale alla frequenza della tensione. Ricordate l'inverter? Abbiamo detto che serve per regolare il numero dei giri dei motori ed infatti è in tutti gli aspetti un convertitore di frequenza. E controllando questo è possibile regolare la velocità del motore a induzione.
Un'altra proprietà molto interessante del motore a induzione è quella di funzionare da generatore, ma di questo ne parleremo in un altro video. Ok, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato un minimo di aiuto per la comprensione o anche solo per la sedazione delle vostre curiosità legate al mondo dell'elettrotecnica, dell'elettronica e della tecnica ferroviaria. Se avete dei dubbi, delle curiosità, delle domande, non esitate a scriverle nei commenti, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella. A presto!